Eccoci qua. Oh, finisce. Questo è, finisce. Questo inizia. Inizia. Tutto quello che inizia è un finizio. È un finizio. Aspetta, che hai fatto il braccio? Niente, i selfie. Fanno troppi selfie. Sempre la ripresa di prima. Ma dai, vedi, io non c'ho niente. Come mai? Perché la tenevo io. Stavo a sinistra. Ma non è vero, no. La tenevo anche io. Guarda come molla. Guarda. Va bene, fanne mune. Vedi, il sole cala e ci c'è la luna. Prima che ci c'è la luna, noi siamo qui per salutarvi. Siamo in diretta, ve lo ricordo. Se ci state guardando, se ci state guardando, sono le 11:33 punto. Che però, attenzione, se avete messo l'orologio a posto con le regali, potrebbero essere anche le 10. Dipende dal fuso. Se invece ci state vedendo dal nord, dal profondo nord, potrebbe essere anche mezzanotte. Aurora boreale, dipende. Sì. Se state in Finlandia in questo momento la luce è sempre questa. Questo perché Fanny Moon va in onda dappertutto. Tutto, andiamo tutto. Su YouTube, su Facebook, ci vediamo da tutte le parti. Pure lì. Siamo arrivati a fine puntata, come a fine puntata aspettiamo ancora i vostri commenti su ciò che secondo voi va male. Non in Fanny Moon, in Italia. Lì basterebbero le pagine di Facebook. Proprio, esatto. Però è un modo come un altro per interagire con voi pubblico. No, a casa. Mai, lascia perdere l'Inter. Manca la Roma. Lascia perdere che veramente. Oh, com'era quel coso su Facebook? Che? La Roma a settembre, campione del mondo. A dicembre ha vinto lo scudetto. A giugno. Vabbè, non parliamo della politica, non parliamo di Roma, perché veramente diventa un programma tristissimo questo. Quindi parlateci anche di cose belle. Oh, ecco, secondo voi, cosa funziona? Vabbè, ci sarà una cosa. Tutta la merda. Vabbè, diciamo questo, che se siete artisti, cantanti, ballerini, suonatori di clacson. No, sotto casa de notte il clacson evitate, perché c'è gente che riposa. Chiamateci per partecipare a Fanny Moon. Andate su Facebook per vedere Fanny Moon, per commentare ovviamente, ma anche su YouTube, così potete vedere tutti i pezzi che vi siete persi, perché fanno curriculum. Ma vi do una dritta, se curriculum, vai lì e impari, no? Come dei tutorial. Vi dico una cosa molto carina, se andate su YouTube, lasciate perdere Fanny Moon, andate oltre, e cercate un video di Max Tortora che imita Celentano, perché è una cosa molto bella, non so se l'hai mai vista. No. E a me mi sta incastrando come pochi, perché praticamente, se non lo sapete ve lo dico io, ma sicuramente lo sapete, Celentano, quando faceva i film, ha fatto i film romani, cioè Erpiù, Troppo Forte, sì. E lui parla, e ha fatto Rugantino pure, cioè tu te rendi conto, un milanese che è romano, e io posso andare a rivedere perché Max Tortora va benissimo. Voi non sto qui a rifarlo, però c'è un pezzo che però, mi fa morire il Rugantino. Non di niente, aspetta, non di niente. Facciamo una cosa. Noi adesso salutiamo, ci vediamo la prossima settimana, però in chiusura lo mettiamo proprio qui. Tanti pezzi da YouTube si possono mettere tranquillamente. E vi facciamo vedere questa cosa. Poi se siete curiosi e andate a cercare anche altri. Però mi piace che c'è un pezzo che chiudevo così che fa. Abbastro T, lascia perdere rossetta perché faccio un macello. Tutto strano, fare rumeno. Vabbè, come ti è venuto in mente? La settimana prossima, capisci? E lui faceva sta cosa qua, no? Oye, Agnapè, cerca di comportarti bene, non mi guarda Rosetta che... È una roba... Ma lui ne ha fatti tre! Perché ha fatto Erpiù, Serafino, dove faceva pure un mezzo burino, però sempre molto romano, e poi ha fatto, l'altro giorno c'è avuto Brignano, ha fatto... Rugantino, dove c'è una scena che Mastro Titta e stoppa, e lui e Celentano e fanno una cosa esilarante. Io ogni volta me la vedo, è come quando vedo Hollywood Party. Mi devi ammazzare te, Mastro T. Perché se mi ammazzi te vinci il premio pontificio perché taglia la centesima capoccia. E stoppa gli risponde, ma io non te posso ammazzare. Io mando indietro, mo rivedo, ci sono le ore. Bisogna cercare qua la mignotta che mi fa da testimone perché mi può salvare la vita. A meno che non muore il Papa, siamo sardi, perché c'è la grazia. Ma il Papa sta bene, non muore, non ti preoccupare. È una roba, guarda, tu vuoi andare avanti ore, perché è una roba da perdere la testa.
Moon.